la sanità. 30 minuti col dottor Giuseppe Trivelli, che è il primario di neurologia dell'ospedale di Lavagna. Neurologia, dal greco neuro significa nervo, il greco antico. Che cos'è la neurologia? La neurologia è lo studio delle malattie del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico. Tanto per andare nello specifico, è lo studio delle malattie cerebrovascolari, l'ictus, le emorragie cerebrali, delle malattie degenerative, il Parkinson e le demenze, per restare diciamo nel più grosso, delle cefalee, delle malattie autoimmuni, la sclerosi multipla, delle malattie dell'epilessia. Lei ha toccato un tasto nelle cefalee. Io ho sempre sentito dire che la cefalea è la tomba del neurologo. È vero? O che è troppo maliziosa questa definizione? A volte può essere la tomba del neurologo, perché ci sono pazienti che non rispondono alle terapie. Adesso da qualche tempo abbiamo delle nuove terapie per le emicranie croniche, gli anticorpi monoclonali, che hanno cambiato la vita a tante persone, a tanti pazienti cefalici. Senta, questa è una materia vasta, complicata, misteriosa ancora, un po' no. Quella delle cefalee, sì. No, parlo della neurologia. Beh, sicuramente. Ecco, perché è misteriosa e anche affascinante, lei mi diceva. Certo. Mi commenti un po' perché è vasta. È vasta perché parliamo di tante patologie Quindi tutto non si può sapere nemmeno. Di tutto non si può sapere, di tante cose sappiamo, ma di tante cose non sappiamo. Del perché succedono o iniziano determinate patologie non si sa ancora adesso quale sia il meccanismo che innesca la patologia. Ed è per questo che è complicata. Ed è per questo che è complicata, ma anche affascinante. Perché questa materia è così affascinante, così misteriosa? Misteriosa lo dico io, affascinante lo dice lei. Sì, affascinante perché ci sono ancora tante cose da capire sul meccanismo e sull'inizio di tante patologie. Misteriosa per lo stesso motivo, perché ancora non sappiamo. Senta un po', cervello, nervi, muscoli, tendini, ci sono tante cose che bisogna sapere. Come si fa a sapere, a capire di tutte queste cose? Bisogna studiare tanto e chiaramente diversificare nell'ambito delle varie patologie. E ci sono questi meccanismi, queste connessioni, è un lavoro molto... È un lavoro da scienziati, per quelli che fanno quel lavoro lì. Noi, come neurologi ospedalieri, prendiamo la scienza, studiamo, cerchiamo di capire quello che gli altri hanno studiato e hanno scoperto, e poi nei limiti del possibile la applichiamo alla vita clinica di tutti i giorni. E perché lei ha studiato neurologia? Ho studiato neurologia, che non avevo intenzione di fare, perché sono rimasto affascinato nel momento in cui mi sono messo a studiarla. È stato mica affascinato da qualche collega che frequentava la stessa facoltà per caso? No, sono rimasto affascinato dall'insegnante, il professor Emilio Favale. Di Santa Margherita, che è stato il mio insegnante, con il quale ho sostenuto un esame piuttosto tosto, e direi che da quella volta lì poi è iniziata questo amore per la neurologia. All'inizio non avevo intenzione di fare il neurologo. Chi è il neurologo? Il neurologo è uno che nell'ambito della clinica di tutti i giorni deve sapere di neurologia, ma deve sapere anche di medicina interna, deve sapere di infettiviologia, deve sapere un po' di tutto. Poi chiaramente ci sono i limiti, non bisogna mai pensare di essere troppo bravi e diventare presuntuosi, perché è un disastro. Quindi bisogna affidarsi poi. Per conto mio il neurologo è anche un temerario.
Temerario? Temerario perché ha coraggio ad aprire una... a studiare una materia così complicata, sì, certo, così complessa. Sì, sì. E quindi deve approfondire tantissime, sì, cose. C'è una sostanziale diversità tra il neurologo che fa il ricercatore e il neurologo che fa il clinico, come facciamo noi. Poi nei limiti possiamo anche, noi partecipiamo a qualche studio clinico di altri centri, abbiamo un centro di riferimento per la sclerosi multipla al Policlinico San Martino con il quale collaboriamo e con il quale ogni tanto partecipiamo a qualche studio, però noi siamo prevalentemente dei clinici, non dei ricercatori, degli scienziati. Senta, neurologo da non confondere con psichiatra, con neuropsichiatra. Sì. Perché sono due cose. Sono due cose diverse. Qualche volta c'è invasione di campo? Un pochettino da parte nostra nei confronti dei colleghi psichiatri, perché le forme depressive minori, il paziente forse preferisce andare dal neurologo piuttosto che lo psichiatra, perché fa un po' meno paura. Perfetto, eh? Fa un po' meno paura. Però ecco, sempre nei limiti. Sempre nei Quando limiti è che bisogna senso. Rivolgersi al neurologo? Al neurologo bisogna rivolgersi quando il medico di medicina generale, che è la figura fondamentale, capisce che c'è qualcosa che non va, che può riguardare una patologia di interesse neurologico. E i rapporti con i medici di famiglia, i medici di medicina generale, come sono? Come siete voi? Perché c'è sempre questo dualismo, c'è sempre un po' di attrito forse. Ma attrito direi di no. C'è collaborazione che potrebbe essere... Un po' di supponenza delle volte c'è. Sì, può darsi da parte di qualcuno, però in generale direi che i rapporti con i medici di medicina generale sono buoni. In un futuro bisognerebbe cercare di sviluppare di più questa sì, cosa, certamente. E questa cosa può essere sviluppata tramite l'informatica. Dovrebbe esserci una rete, perché è impensabile poter riuscire ad avere contatti diretti. Ci sarà. Però una rete che possa mettere insieme i vari specialisti e i medici di medicina generale, che sono il primo obiettivo, questo sì, questo è sì, una cosa da poter fare. Senta un po', noi abbiamo detto chi ha bisogno del neurologo. Senta un po', i Novax hanno bisogno del neurologo o dello psichiatra? Non mi addentrerei in questo. Non vuol prendere posizione, no, lei. No, nel senso che comunque ritengo che dopo 2 anni cercare di convincere queste persone è tempo perso. Sì, senta, il dottor Trivelli quando deve comunicare delle brutte notizie, mi dica un po' come si comporta, come fa? Non è facile, è un grosso imbarazzo. Non è facile, però cerco sempre di essere abbastanza diretto, soprattutto con i familiari. Non indoro la pillola perché è inutile. Con il paziente bisogna prima confrontarsi con la famiglia, chiaramente bisogna vedere qual è la prognosi, l'età del paziente, quello che può ancora fare se gli viene messo di fronte una prognosi infausta, però è una cosa molto... Il dottor Favale non era proprio così, era piuttosto brusco. Sì, perché... Non so se se lo ricorda lei. Me lo ricordo anche perché per il professor Favale... Il tempo era veramente denaro. Vabbè. Senta, la neurologia di Lavagna, sì, è una neurologia come si deve. La squadra e le specializzazioni, me le vuole un po' descrivere? Sì, allora adesso siamo 7 neurologi. Una collega ci lascerà per collocazione in pensione tra qualche mese, la dottoressa Schiappacasse, che si è occupata in tutti questi anni dell'ambulatorio dell'epilessia. Poi abbiamo il dottor Sivori che si occupa dell'ambulatorio delle cefalee, questo nello specifico, poi chiaramente tutti, sì, tutti i giorni hanno tutti da fare tutto, tutte le altre cose.
C'è la dottoressa Giorgia Sivori, che è l'ultima arrivata e anche la più giovane, che si occupa dell'ambulatorio delle malattie di Parkinson e disturbi del movimento. Mi scusi, solo un'interruzione solo. Quando arriva un giovane, come l'accogliete? Questo giovane si dà delle arie da saccente o generalmente non sì. Parlo di questo. Diciamo che purtroppo... Fresco di no. Là o di studi? Purtroppo tanti giovani non li abbiamo potuti vedere, però no, nel nostro caso no, direi assolutamente nella maniera più assoluta. Poi chi c'è ancora? La dottoressa Sivori, che si occupa dell'ambulatorio del Parkinson, e la dottoressa Germana Perego, che si occupa dell'ambulatorio della sclerosi multipla. Sì, sì. Il dottor Nassani, che è un ottimo medico che si occupa dell'eco color Doppler dei tronchi sovraortici, ed è molto bravo in questo, e che si occupa di quello che è la qualità del reparto. Questa è la nostra squadra. E poi, a parte i colleghi, c'è un'equipe infermieristica eccezionale. Sì, e questo è un punto importante. Sì, assolutamente. Ha un peso importante nei reparti. I programmi e i progetti di questo reparto bisogna andare avanti e bisogna migliorare sempre. Sì, sempre bisogna andare avanti mantenendo gli stessi livelli di qualità che si è sempre mantenuto, e chiaramente se il numero dei medici cala è sempre più difficile riuscire a mantenere standard di qualità elevati, perché i carichi di lavoro sono sempre più grandi, il reparto è sempre più affollato, quindi... Ma non le sembra un po' anomalo? Ora è qualche anno che si sente dire che mancheranno i medici e le facoltà di medicina continuano a essere chiuse, non... Sì, è un'anomalia. Questo è una cosa anomala, ma com'è possibile che non si riesca a sbrogliare questa matassa? Non lo so perché ora, come ha detto lei, sono diversi anni che tutti parlano, tutti gli anni, della stessa cosa. I medici, esatto. E i medici e gli studenti sono sempre gli stessi. Ora, quest'anno so che addirittura alcune scuole di specialità sono andate deserte. Per esempio c'è una carenza importante di medici che si occupano dell'emergenza. Perché andare effettivamente a pensare di andare a lavorare in un pronto soccorso? Adesso ci vuole del grande coraggio, qualsiasi pronto soccorso sia, Ci vuole del grande coraggio. Senta, mi dicono che lei si interessa particolarmente al Parkinson, alla sclerosi multipla, sono i due temi che ho più importanti. Avanti, si interessa di tutto, ma i più importanti. Perché si è interessato di queste due branche della neurologia? Perché quando ho fatto la scuola di specialità sono stato affidato, diciamo così, alle cure del professor Giovanni Abruzzese. Ah. Che, sì. Che è sempre stato un grande esperto di Parkinson, e quindi da lì è iniziata questo interesse. Erano per la malattia. Erano due fratelli abruzzesi? Sì, Giovanni e Michele. Giovanni e Michele. Sì, sì, sì. E poi la sclerosi multipla è venuta a strada facendo, a parte a Genova, che c'è un centro di eccellenza, che prima era guidato dal professor Mancardi, e adesso... professor Uccelli, che è direttore scientifico del Policlinico. E è venuto dopo, quando la collega che si è occupata dell'ambulatorio della sclerosi multipla a Lavagna si è fermata in pensione, io mi sono fatto avanti e ho detto me ne occupo io. Sì, sì. Era una materia un po' più in divenire rispetto al Parkinson. E queste due malattie, Parkinson e sclerosi multipla, sono numero stabile o che aumentano, diminuiscono? Com'è il trend? Ma il trend è stabile, direi. Più o meno noi seguiamo lo stesso numero di pazienti, che chiaramente poi nel corso del tempo cambiano. Le novità fondamentali riguardano la sclerosi multipla, dove negli ultimi 10 anni
la terapia è stata veramente rivoluzionata, quindi cioè, la si vita riesce a bloccarla. Sì, ci sono queste terapie che modificano l'andamento della malattia che hanno cambiato la vita a tante persone. E quindi sì, e nel corso dei prossimi anni ci saranno sempre nuovi farmaci, nuovi anticorpi monoclonali. Insomma, è stata veramente una grande malattia che ora viene bloccata, o c'è sempre questo saliscendi? Allora, non si guarisce, ma i farmaci, gli anticorpi monoclonali e altri farmaci possono ridurre nel tempo il grado di disabilità e le ricadute. Quindi si può dare al paziente una vita lunga e in piena autonomia. E questi farmaci sono quei famosi farmaci così costosi? Sono quelli lì. Sono quelli lì. Sono quelli che dovrebbero costare poco invece. Sono quelli lì. Eh sì. Senta un po', il suo reparto è sempre affollato. Abbastanza. Di chi è la colpa? Il motivo? Perché è affollato così? Perché cosa? Ma è affollato sostanzialmente per pazienti che vengono ricoverati in neurologia. Sì. E quindi la malattia cerebrovascolare è la prima causa di ricovero nei reparti di neurologia. L'ictus, sì. L'emorragia cerebrale. Ora, e poi chiaramente a seguire i traumi cranici, i decadimenti cognitivi. Però la prima causa di ricovero è la malattia cerebrovascolare. L'ictus, dica brevemente che cos'è l'ictus, perché vorrei poi, fra qualche tempo, dedicare una puntata di Sana Sanità all'ictus e anche la prevenzione fare. Assolutamente. È molto importante. Bisogna che, è molto bisogna, devastante questa malattia. Bisogna che le persone abbiano più consapevolezza di che cosa è l'ictus, che è una patologia tempo dipendente. Se ci si sbriga ad arrivare in pronto soccorso nelle tempistiche adatte, si può ancora fare qualcosa. Ecco. E invece noi assistiamo a pazienti che arrivano in pronto soccorso dopo un giorno perché il fatto che il braccio formicolasse un po', la gamba formicolasse o si parlasse male, vabbè, poi passa. E invece poi passa, poi non si può più fare niente di effettivo, al di là di mettere poi sotto controllo i fattori di rischio, la pressione, la glicemia e quant'altro. Però deve esserci la consapevolezza di che cos'è l'ictus, quali sono i sintomi che devono essere subito presi in considerazione, e queste cose devono portare subito al pronto soccorso. Al percorso ictus. Al percorso ictus. Perché Lavagna ha un centro ictus. Che lo chiamano stroke unit o no? La chiamavano? Sì, stroke unit. Noi non possiamo fregiarci del titolo di stroke unit perché non ce l'abbiamo la stroke unit, però abbiamo il centro ictus che si occupa di malati con malattie cerebrovascolari. Noi facciamo il percorso ictus, la trombolisi in pronto soccorso, abbiamo un sistema ottimo di teleconsulto. La trombolisi è la terapia che si può fare entro le 4 ore dall'insorgenza dei sintomi, diciamo così, per cercare di risolvere il trombo. Scioglierlo. Esatto, esatto. E quindi salvare? Sì, chiaramente non è che sia la panacea. Meno danno possibile. Esatto, meno danno possibile. Meno danno possibile, perché è una delle... dei disturbi più assolutamente che incidono di più. Neurologia e continuità assistenziale. Sì, è un problema grosso, perché questo richiederebbe tante forze in campo. Noi cerchiamo di dare continuità assistenziale ai nostri pazienti che accedono al reparto e successivamente agli ambulatori, fissando di volta in volta appuntamenti per i controlli. Vengono rilasciate relazioni che poi dovrebbero essere lette dal medico di medicina generale. Non sempre arrivano, non per colpa
del medico di medicina generale, ma perché il paziente se le tiene in tasca. Più sostegni e meno ricoveri. Sostegni familiari, sostegni alla famiglia. Sì, sostegni alla famiglia e sì, siamo sempre nel campo delle finanze. La neurologia d'urgenza che cos'è? La neurologia d'urgenza. Quella di cui abbiamo parlato. Sì, esattamente. Le neuropatie? Le neuropatie perché siamo ci sono alcune neuropatie, radicolopatie, diciamo, da trattare in urgenza, e queste devono essere trattate subito in pronto soccorso con la somministrazione di immunoglobuline e quant'altro. Sono patologie di tipo cronico, cioè non necessitano di crampi ai polpacci. Sì. Possono voler dire tante cose, possono voler dire che la neurologia non c'entra niente, possono voler dire l'espressione di una patologia di tipo... Equilibrio precario della persona. Anche quello vuol dire tutto e vuol dire assolutamente nulla. Il dolore nascosto. O si sente parlare di dolore nascosto. Che cos'è il dolore nascosto? Il dolore nascosto è quello, diciamo così, percepito dal paziente, ma che non ha un riscontro organico. Cellule staminali. E lì andiamo nell'ambito della scienza e bisogna far parlare gli scienziati. Cannabis in neurologia. Sì, noi usiamo la cannabis terapeutica nella sclerosi multipla con delle precise indicazioni. Questo è l'unico caso in cui il neurologo può prescrivere la cannabis. L'ultima domanda, un voto al suo reparto. Da 0 a 10? Dica lei. 10. 10, bene. Con questo un po' esagerato, ma forse è una battuta che ha fatto il dottor Trivelli. Devo dire che quelli che lavorano all'interno della neurologia, da infermieri, OSS, addetti esterni, caposala, colleghi, si meritano un 10. Bene, lo credo, sulla parola. Con questo abbiamo terminato. Ringrazio il dottor Giuseppe Trivelli, responsabile della neurologia dell'ospedale di Lavagna. Ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Buonasera.